guys, Ranger here. Benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon. Stavamo per entrare nella scorsa puntata nel Monte Luna. Come vi ricordo, questa è la squadra che stiamo utilizzando. Normalmente abbiamo PJ avanti perché vogliamo farlo evolvere. Poi abbiamo Nidoran femmina, Butterfree, Charmeleon, Mankey e Rattata. Mankey lo livelleremo più in là. Adesso facciamoci sto Monte Luna, poi vediamo come va la storia. E me lo faccio con PJ avanti, sperando di non prenderle sonoramente dai nemici, perché teoricamente dovremmo prenderne un bel po'. Geodude, ciao Geodude. Allora, vediamo come funziona Raffica contro Geodude. Non penso faccia grandi danni, infatti. Potremmo provare a cambiare e metterci Butterfree, perché Butterfree, come sapete, con gli attacchi psichici, sì, era giusto, signori, era giusto, fa comunque un bel po' di danno, quindi quasi quasi. Potrei anche prendere il Geodude, però poi non posso farlo evolvere teoricamente, perché arriverebbe fino a Graveler. Mi sembra di sì. Mettiamo Butterfree intanto, così vediamo un attimino. Vorrei un consiglio da voi, un vostro piccolo parere subito, ve lo chiedo all'inizio del video, così lo vedete tutti. Il video si dovrebbe vedere decisamente meglio, perché ho applicato un filtro all'emulatore, quindi teoricamente si dovrebbe vedere molto meglio. Adesso sta a voi ovviamente dirmi se è così o meno. Attento, Zubat è una sanguisuga. Ok. Oh sì, finalmente. Che? Aspetto che arrivino i miei amici. Certo, certo, stai cacando sotto. Sei pupa, è ovviamente pupa. Come ti chiami tu? Iris. Ciao Iris, piacere, io sono Randy. E il tuo, vabbè, Clefairy. Dovremmo riuscire a ucciderlo con PJ, anche se la lotta è abbastanza buona. Vediamo come Raffica. Niente. Facciamo di nuovo Raffica perché ci ha fatto ripeti. Ok. Di nuovo Raffica. Dai, tanto la stiamo uccidendo. Buono. Vai PJ. Livello 16 di PJ. Sì, signori, sì. Andiamo così. Vai così. Ok, niente, avevo solo un Pokémon. Ciao pupa, arrivederci. Sì, hai perso, mi dispiace, arrivederci, arrivederci. Ok. Che cavolo di livello si evolve PJ? 18, forse, può essere. Sì, non lo so, io non mi ricordo un cavolo di questo Monte Luna. A parte il fatto che so che era abbastanza labirintico. Non molto, ma abbastanza. Andiamoci a prendere Butterfree, perché appunto contro Geodude è molto meglio Butterfree. E devo dire la verità, che con questo filtro che ho messo, che è semplicemente la grafica originale, però con un anti-aliasing 2x, in pratica si vede tutto molto più definito. Mi piace un sacco, Gio, è molto più bello anche così, anche perché immaginatevi la risoluzione del Game Boy a 720, no? Come lo guardavate appunto voi, è bello sicuramente, ma non poi così tanto. E quindi, perché tutto nero ai lati? Mi sa che si sta buggando qualcosa, signori. Può essere? O è così davvero? Non lo so, semmai faccio un reload veloce dell'emulatore. Paras! Paras. Paras è figo. Attacco rapido, vediamo se riusciamo... No, paralizzante. Cazzo, vediamo se riusciamo a prenderlo. Fermi tutti. Allora, Pokéball, sì. Spammiamo A come se non ci fosse un domani. Paras potrebbe tornarci utile, perché è veleno, diventa veleno, erba veleno. Mi sembra di sì. Niente, allora morirai, perché un'altra Pokéball per te non la uso. Mi dispiace, piccolo Paras, via coazione. Ok, e abbiamo vinto. Purtroppo siamo paralizzati, abbiamo PJ paralizzato. Questa cosa non mi piace. Mi sa, signori, che era proprio così, che no, mi sa che era proprio... Team Rocket. Noi Team Rocket siamo i gangster dei Pokémon. I gangster. Suona proprio male detto così. Come ti chiami tu? Fammi sapere, perché poi ne parlo. Ah, Regluta, giustamente. Regluta numero uno. Ti chiameremo così. No, non puoi dire che siete gangster, perché suona proprio male. Ciao, attacco rapido. Dai, ancora attacco rapido. Sperando che si è paralizzato, vaffanculo. Ok, allora io metterei... Che livello è questo? 11. 11, no signori, mettiamo PJ. Proviamo ad andare ancora giù di PJ. Vediamo che succede. Attacco rapido ancora. Ancora attacco rapido. Niente, signori. Stiamo... Aia! Ah, ho usato troppo, dovevo usare la pozione. Va bene, Charmeleon. Anzi no, Butterfree, dai. Così andiamo a livellare un po' Butterfree, che con azione se la cava sicuramente benissimo. Sencerra è morto. Non so come si pronunci, ve lo assicuro. Livello 12 per Butterfree, yes! Ottimo. La prossima scelta di Regluta è Rattata. No, grazie, non vogliamo cambiare. Rattata sicuramente non ci spaventa, anche perché noi con confusione penso che... Ah, non lo sciottiamo? Davvero? Però ci fa un male allucinante, Rattata.
che è più veloce di noi, ovviamente, perché Rattata, meno quello, è veloce. Butterfree, bla bla bla, abbiamo preso un po' di punti esperienza. Zubat, sì, cambiamo Pokémon e gli metto contro Charmeleon. Vai. Io non sono un esperto, signori, di Pokémon, ormai mi ricordo pochissimo anche dei singoli. Una volta ero molto più bravo. Una volta mi ricordavo persino quasi tutti i Pokémon, di che tipo erano, cosa erano deboli. Adesso faccio molto più fatica, anche perché ci gioco sempre a Pokémon, anche a Pokémon X e Y, alla demo di Zaffiro e Rubino, come avete visto dal video che ho fatto l'altro giorno sul canale, che devo dire vi è piaciuto molto, sono contento. Pozione, possiamo usarla su qualcuno, su Butterfree, penso che sia un buonissimo momento per utilizzare pozione. Ok, e andrei avanti, vediamo cosa succede. Aia, chi è? Geodude. Ok, Nidoran. Cosa gli potrebbe fare Nidoran se non un cazzo, perché è di livello 7, lui di livello 9, poi abbiamo solo grafico come attacco, no, decisamente niente. Un attimino, allora, confusione, perfetto, mamma mia signori. Ok, abbiamo preso anche un po' di exp, ottimo, ottimo, andiamo. C'è una Pokéball lì, ho visto che c'è una Pokéball. Zubat, quanti Zubat signori avete ucciso nella vostra vita, io vi assicuro. Che ne ho uccisi così tanti, ma così tanti, che mi è venuto lo schifo. Io non lo allenerò mai, Zubat. Per quanto Crobat mi piaccia un sacco, perché è fichissimo, ma non ci riesco, però è più forte di me. Ne ho uccisi troppi nella mia vita. Sono... non so se avete mai... Se avete mai fatto qualcosa che poi vi ha portato proprio all'odio totale di quella cosa, no? Ecco, per me Zubat è stato così. Nidoran, femmina. Oh, impara colpo coda, proprio utilissimo, grazie. Mamma mia. Preferivo qualcos'altro. Cos'è quella Pokéball? Sono curiosissimo. Randy trova pezzo stella. Bla bla bla. Andiamo a vedere cos'è, perché sinceramente non me lo ricordo. Allora, pezzo stella, frammento di gemma rossa, si vende a caro prezzo. Ah, ok, no, niente di particolare in pratica. Via. Ok, via. Torniamocene velocemente indietro. Un altro Paras, ma non ci interessa. Vediamo se a Paras facciamo qualcosa. Ecco, un Paras è già un po' più leale la lotta. Però siamo... Non siamo molto... Aia. Non siamo molto competitivi essendo paralizzati. Però... Dai Nidoran, dobbiamo assolutamente livellarti bene, perché tu puoi farci fare grandi cose. Allora, secondo voi dove dovrò andare? Io me ne vado di qua, ma forse giù. No, c'è una Pokéball. Ok, Geodude, fermi Geodude, lo sappiamo noi con chi battere, no, vero? Butterfree, là. Allora, io signori, questa è esplorazione, quindi questa non la taglio. Al massimo avete visto, velocizzo con il... col tasto per velocizzare, ma non taglio perché fa parte del gioco. Molti di voi mi hanno detto taglia anche quelle parti là, ma per chi non ha mai visto il gioco è ovviamente una grossa perdita, quindi preferisco farvele vedere. Fune di fuga, ottimo, questo ci servirà nel caso vogliamo trovare velocemente l'uscita del nostro... caramella rara, yes, yes. Là ho visto uno scienziato, fermi tutti. Geodude, ok. Geodude, abbiamo detto che con Nidoran non gli facciamo assolutamente niente, ma con Butterfree ce la caviamo molto meglio. Quindi confusione. Ok, ok. Sì, ancora confusione. Olà. Mamma mia signori, mamma mia. Olà, perfetto, perfetto. Allora andiamo un attimo dallo scienziato. Vediamo. Ah, pensavo che osi strisciarmi accanto. Io pensavo fosse qualcuno di importante, no, ci dava qualcosa, non mi ricordavo. Invece no, è Jovan il cervellone. Jovan. Come cazzo si legge? Penso Jovan. Jay. Non lo so, signori. Ditemelo nei commenti. Allora, io gli mando contro Charmeleon. Perché? Perché con Bracere dovremmo fare esattamente big danni, big damage. Nidoran livello 10. Ok. Che abbiamo contro? Voltorb. Ok, io cambierei Pokémon. Rimetterei Nidoran per fargli prendere Exp. Signori, facciamo le tattiche. Le tattiche, mamma mia. Ok, e poi proviamo a farlo combattere. Vediamo, Graffio. Graffio. Ah, niente, perché è paralizzato. Graffio di nuovo. Niente, signore, perché è ancora paralizzato. Io rimetto contro Charmeleon e via. Sì, Charmeleon proprio gli fai tanto, abbiamo visto. Sottocarica, ok. O sovraccarica, non mi ricordo. Ok, e beh, ma è morto prima di esplodere, mi dispiace. Olla, perfetto. Jovan Cervellone è stato battuto. I miei Pokémon, bla bla bla, erano troppo forti, bla bla bla. Ma tu sei Gesù, bla bla bla. Ui, mio. Mio. Pozione. La pozione non è malaccio, di verità, ci può tornare utile. Ma soprattutto andiamo a uccidere quello.
Stiamo livellando, signori, stiamo livellando, esplorando e livellando. Stiamo live esplorando, stiamo No, non c'è un modo al contrario per unire le due cose, suonerebbe malissimo. Bracere, perfetto. Io sono contento, signori, del fatto che questa serie vi stia piacendo. Non ha tantissimi, perché comunque non ha grosse view, però sta piacendo. E sono contento, perché comunque un gioco di 10 anni fa. Passa per questa grotta e sarai a Celestopoli. Lo so, è dove vorrei andare se non ci fosse la grotta di mezzo. Piglia mosche, grandissimo Charmeleon. Sai, vero? Bravissimo Charmeleon. Mi dispiace per Pidgey, perché lo volevo far evolvere, cazzarola. Ma lo livelleremo, lo faremo evolvere prima della prossima palestra, signori. Metapod, sì, facciamo fare sempre il giochino con Nidoran. Ok, sì, tanto avete visto il nostro Charmeleon, ormai lo stiamo livellando anche così, perché è un bel tanchino ormai, cioè per la nostra squadra è il tank della squadra. Quindi va benissimo così, è la punta di diamante della nostra squadra, no? Il bomber, è lui quello che segna sempre. Charmeleon livello 19, yes! Tra poco siamo al 20, cavolo. Solo un livello. Caterpie, sì, ovviamente rifacciamo la storia di Nidoran, perfetto. Dai, muovi il culo, no, Pokémon, ok, Charmeleon, vai Charmeleon, attaccami, ok, braceri. Olà, perfetto, abbiamo vinto anche questa. Ok, è molto molto figo così, signore. Molto figo, sì, hai perso. Noi ci facciamo anche i soldi, che tutto ciò non sono da sottovalutare. Allora, io ero andato là. Io me ne andrei a sinistra se non avessi trovato un Pokémon. Zubat, ok. No, fughiamo sta botta. Non fa niente. Fughiamo e andiamo dritto. Allora, perché vorrei uscire da questa cosa e arrivare almeno a Celestopoli. Quindi vediamo un attimino come siamo messi. Allora, corri. Stiamo usando le scarpette da corsa. Monteluna. Scendiamo perché potrebbe essere un altro Team Rocket. Questo è interessante. Stiamo lavorando, roba che scotta. Vattene, pulce. Va bene. Recluta numero 2. Tranquillo che non ci intemorisci. Charmeleon. Avete visto? No, Charmeleon confuso, no. Bravo Charmeleon, vedete, non ci delude neanche quando è confuso. Vai Nidoran al 12. Vai Nidoran con doppio calcio. Mamma mia, grandissimo, ottimo. Vedete, inizia a essere utile quel Nidoran. Piano piano inizia a essere utile. Ok, dai così. Ekans, gna. No, gli mettiamo contro di nuovo Charmeleon, perché Nidoran comunque ha pochissima vita purtroppo. Se no l'avrei fatto combattere in prima persona, ma questo è il metodo migliore per il momento. Aia, avvolgi botta, io gli faccio ferrartigli, muori. Ok, arrivederci. Abbiamo avuto la meglio sulla recluta, bla bla bla. Grazie. Fammi vedere cos'è. MT46, furto. Ma non penso ci servirà mai, però non male. Paras livello 12, addirittura. Oddio, proviamo a fargli un doppio calcio. Ok. Niente proprio, niente, fuggiamo, niente, come non detto, proprio abbiamo fatto nulla, non in qualcosa proprio, bro, niente. Non so se avete visto, due calci, un cazzo proprio. Allora, sfidiamo quello, andiamo, togliamoci questo Geodude dalle palle, ciao Geodude, e andiamo a sfidare lui. Anche tu qui per esplorare? No, in realtà io sto andando nella città dopo, però sto esplorando perché per forza proprio. Elia Bullo, salutiamo tutti quelli che si chiamano Elia e che mi seguono, e lui manda in campo Rattata. Chissà come mai all'inizio mandano tutti in campo gli stessi Pokémon. Bracere, addio Rattata, molto gentile, davvero molto molto gentile, ma noi siamo decisamente più forti. Non cambio il Pokémon perché mi sono rotto le bells, signori. Facciamo una cosa veloce, facciamo livellare solo Charmeleon, così lo portiamo al 20. Zubat, Bracere, Ben, aia, non è morto, pensavo morisse in un colpo, vaffanculo Zubat, arrivederci. Perfetto, hai avuto la meglio su Bullo. Su lì, ovviamente. Perdere fa male. Vai a piangere la mamma, bro. Arrivederci. Questi crateri. Ma io mi ricordo che dentro c'era qualcosa una volta. Ma forse sono io e mi ricordo male, signori. Sono passati tanti di quegli anni, davvero. Tanti di quegli anni che mi sento vecchio quando gioco questo gioco. Ehi, è proprio. Mi hai spaventato. Sì, proprio gli sono dovuto andare addosso per farlo andare. Marcos Avventuriero. Vediamo, lui ha Geodude. Geodude che potremmo uccidere solamente con un Charmeleon. Con Butterfree. Però Butterfree ha poca vita. Charmeleon. Signori, se ci muore Charmeleon siamo nella merda. Quindi
Cerchiamo di non farlo morire. Ok, ovviamente con Ferrartigli facciamo il big damage perché è super efficace. Grazie al cazzo. Meno male. Però almeno questo. Vai, vai, vai. No, 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 no. Vai, vai così. Marcos, butta ancora un altro Geodude. Che palle. Vai. Boom. Bel colpo, bel colpo, signori. Un one shotato, un one shot. Prendiamo anche più esperienza. Perché se non mi ricordo male, quando one shotate l'avversario, vi dà più esperienza. Non vorrei dire minchiate. Lega tutto, ma fallisce. Noi di nuovo Ferrartigli e gliel'abbiamo mandato a quel paese. E forse si livella. Forse si livella. Sì! Grandissimo! Charmeleon a livello 20. Impara qualcosa di bello. Sta cercando di imparare muro di fumo. Io speravo in qualcosa di bello. Allora, muro di fumo ovviamente non fa niente. Preferisco tenermi ruggito, sinceramente, no. Bloccare l'apprendimento? Sì. No, grazie, non lo voglio proprio, un muro di fumo. Non mi serve. Arrivederci, ci ha dato anche un sacco di soldi, quindi siamo contentissimi. E scendiamo. Oh, c'era una Pokéball, cazzo. No, la Pokéball la prendiamo, signori. Pietra lunare, ottimo, ottimo. Scendiamo. Adesso si scende e vediamo dove ci porta il gioco. Paras, un altro. E basta, però. Fuga. Ok, fughiamo, signori. Fughiamo anche se a Nidoran ci manca pochissimo per livellare, quindi forse non è così intelligente fugare. Vabbè, uccidiamo un attimo questo. Facciamo Pokémon. Dove sei? Charmeleon. Ok, ok. Braciere. Vinta. Ok. Para, si è andato. Nidoran salito? No, Nidoran non è salito perché è troppi pochi. 25 XP, ovviamente. Sono effettivamente pochissimi. Qua, Team Rocket. Allora, fermi tutti. Pozioni. Abbiamo delle pozioni. Sì. Pozioni per Charmeleon. Ok. Le caramelle rare attualmente non voglio utilizzarle. Semmai lo utilizziamo più là. E vorrei curare anche Nidoran a questo punto. Anzi, Butterfree. Potrebbe tornarci più utile di Nidoran in realtà. E andiamo così anche perché Nidoran non ha attacchi, signori. Purtroppo è quello. I mocciosi devono lasciare in pace gli adulti. E io ti batto. Poi vediamo se i mocciosi devono lasciare in pace gli adulti. Recluta ci manda Rattata al solito. E noi gli mandiamo contro il nostro amico Charmeleon. Vai Charmeleon, vai, vai. Bravissimo. Ferrartigli. E intanto un cane si fa sentire qua fuori. Spero voi non lo sentiate, sinceramente. Nidoran a livello 13. Charmeleon invece si prende un po' di exp. Sandshrew. Sandshrew. No, teniamo sempre Charmeleon, dai. Ferrartigli è la way, Ferrartigli. Anche Braciere, volendo, che fa i suoi danni. Bam! 258 punti, cazzo. Tantissimi. Ok. 416 poche dollari. O, mi veniva da dire Simoleon, perché sto giocando a SimCity 5 da un po'. È bello, signori, SimCity, ma mi piace un sacco. Nidoran non gli faccio niente con Nidoran, vero? Non c'è doppio calcio, non gli fa niente, immagino. Ovviamente. Graffio? Ovviamente niente. Ovviamente qualcosina sì, in realtà, però. Mettiamo giù Butterfree. Ok, aia. Facciamo confusione. Oh là, super efficace. Arrivederci, arrivederci. Perfetto, abbiamo fatto prendere un po' di exp. Ho velocizzato senza volere, chiedo scusa. Ok, no, 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 basta Zubat, però fuga. Fuga, fuga, fuga. Ok, Team Rocket. Team Rocket troverà i fossili, li riutilizzerà e li venderà a caro prezzo. Vino a fare big money, in pratica. Ma noi glielo impediremo, glielo impediremo. Ho notato, signori, che di tanto in tanto salta la mia voce quando registro, quando velocizzo, ma di tanto in tanto. Quindi per il momento non mi farà un problema, però se succederà molto spesso inizierò a farmi un paio di domande su come risolvere il problema. Mi è capitato giusto una volta, quindi potrebbe anche essere stato un problema singolo. Però, se capita più spesso, fatemelo notare. Poi, lo sapete, io a volte inizio i discorsi e non li finisco, quindi GG per me. Comunque è lunghissimo sto Monte Luna, me lo ricordavo molto più corto. Se no, l'avrei iniziato già nello scorso... Grandissimo, lo scorso episodio. Ehi, giù le zampe, questi due fossili li ho trovati io e sono miei. Il cazzo, cervellone, com'è? Miguel, l'hai vista proprio male con me, mi dispiace. Butterfree, perché teoricamente Grimer, non vorrei dire una minchiata, ma è debole. Era debole, ho visto, era super efficace. Scusate. Ah, non posso più usare, siamo azione. Ok. Posso usare di nuovo... Ok, posso usare di nuovo confusione. Ok, infatti era super efficace, vedete. Non mi ricordo proprio tutto a merda, qualcosina ma ricordo anche io. Livello 13 per Butterfree, vai così. Che ovviamente non... Oh, Velen Polvere. Ma Butterfree sì, ovvio che voglio cancellare qualcosa. Perché abbiamo abbiamo tipo 1000 bave, che è inutile. È molto inutile 1000 bave.
Velen polvere almeno avvelena, giusto? Esatto. Quindi io toglierei 1000 bave e metterei appunto velen polvere e vai così. Perfetto. Voltorb. Voltorb lo facciamo combattere a Charmeleon, che teoricamente dovrebbe farcela, forse anche in un sol colpo, si spera, perché non abbiamo grossa vita. Grande Charmeleon. Ok, è livello anche Charmeleon. Charmeleon è livello 21, signori, grandissimo. E abbiamo Koffing. Koffing lo facciamo fare di nuovo Butterfree, perché Butterfree di nuovo con confusione dovrebbe riuscire a shottarlo o comunque fargli grossi danni. Ok, non avvelenarti. Cazzo, abbiamo un antidoto però. Hai ragione, confusione. Vinciamo. Ok, vinciamo, perfetto. Butterfree, un botto di punti esperienza. Metà barra, cazzo. Miguel, vaffanculo Miguel. Ok, perfetto, fermi tutti. Ah, uno a testa, no? Bisogna essere avidi, va bene. Allora, zaino. Antidoto, usa. Butterfree, amico mio, ci serve. Ci serve un sacco, quindi. Ok, e usiamo anche una pozione sul nostro amico Charmeleon. Yeah. Ok, perfetto. Detto ciò, signori, io andrei a scegliermi il fossile. Helix Fossil o Demo Fossil? No, ovviamente, signori, praise the Helix Fossil. Non so per quanti di voi sanno questa cosa, ma praise the Helix Fossil, assolutamente. E ci prendiamo l'Helix Fossil. Ok, allora questo è mio, va bene, arrivederci. Sull'isola Cannella c'è un laboratorio di Pokémon. Si studia come rigenerare i Pokémon dei fossili. Va bene, grazie mille per la dritta, bro. Grazie mille. Usciamo, ok. Fughiamo pesantemente, signori. Di qua dovrebbe esserci l'uscita, no? Spero. No, guardate quanto mi mancava per la Pokéball. Zubat di merda, ma sempre in mezzo al ciuffo sei. Sempre in mezzo al ciuffo. Ok. Antidoto, ottimo. Non abbiamo usato uno prima, quindi ottimo. Corri, corri, corri. Corri, Randy. Corri, corri, corri. Sì, siamo usciti. Monteluna, Celestopoli. Ok, signori, ci siamo quasi. Allora, io voglio arrivare a Celestopoli. Quindi, prima di tutto, arriviamo a Celestopoli. Ah, no! Fermi tutti, perché se non mi ricordo male, qua abbiamo bisogno dei Pokémon. Abbiamo un grosso bisogno dei Pokémon. Ok. Non vorrei dire minchiate, signori. Non prendetemi per pazzo, davvero. Ma forse abbiamo bisogno dei Pokémon in questo momento. Quindi, prendiamo questa. Boato, interessante. Ce la teniamo lì, ok. Se io voglio andare a Celestopoli, di qua, ok. Ok, Celestopoli, yes, yes, oh yes, poke, ok. Allora, signori, noi concludiamo qui la nostra puntata, anche perché durerà un casino sicuramente. Non so quanto, ma durerà un casino, grazie mille. Arrivederci. Allora, siamo a Celestopoli, come potete ben vedere qua c'è una palestra. Quindi abbiamo tanto da fare in questo episodio. Qua ci sono delle biciclette e anche questo mi interessa molto. Signori, noi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video qua sempre sul canale. Cercherò di far uscire due video al giorno, quindi se vedete questo video alle 14 aspettate quello delle 18, se no sappiate che ci sono video alle 14 e alle 18. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace, un commentino ed enjoy, e credere con voi, bye bye.